scritto. Questo invece è un libro e in italiano. Microfono. Le porte isolamento, chiuse nei corridoi, si trascinano tante, per lo più bianche, girano spanate, maniglie fredde. Nell'ospedale isolamento spiano coccodrilli. Il loro silenzio antico e i soffitti dell'ultimo terremoto, immagini di ferri e cemento, appesi, denudati, crollati, porte rafforzate in pasticcio di truccioli chiudono cieli siculi, dipinti in blu per lo più padovano, celestiale cielo, dietro porte tamburate di capelli perduti tra farmaci scaduti, porte gocciolatoio su una fila di barattoli di occhi affamati, occhi bretelle di un corpo pesante, piagato e flaccido, frammisto poltrone di pelle rossa indiana, sprofondato scomodo, pantaloni tirati su caviglie, calzini nuovi, gambe vecchie, crocevie sulle vergogne inammovibili del mondo.